Bene, ritorniamo in studio e ricordiamo, come lo facciamo ogni volta, che per poter partecipare al congresso costitutivo di Tipo Radicale è sufficiente andare sul nostro sito www.tiporadicale.it. In alto a sinistra trovate un bellissimo banner che vi conduce alla pagina dove sono riportate tutte le istruzioni per la registrazione. Ma torniamo in collegamento con Gianni e con Marco Marchese, perché qui comincia lo spazio per una nuova rubrica di TV Radicale, accurata da Marco Marchese, il cui titolo è Aboliamo le mafie. Marco, sono le 8, le 9 meno 20 e potete andare avanti fino alle 21:10 perché Claudia mi ha appena comunicato che arriverà con qualche minuto di ritardo. Eventualmente, Bene, grazie. dopo le 21:10 faremo una piccola conduzione proprio sul congresso finché non arriva Claudia. A voi la linea. Allora, io va bene, faccio soltanto un po' di introduzione e poi lascio a Marco, diciamo, la spiegazione la parte più sostanziosa. Noi in questo spazio che inauguriamo parliamo di mafia e mafie e cerchiamo appunto di, soprattutto in questa prima puntata, di spiegare a tutti coloro che vorranno, che ci seguono e che spero saranno sempre di più, diciamo l'utilità e le motivazioni della creazione di un nuovo sito, appunto ad opera appunto di Marco, se non vado errato, proprio lui è stato, Sì. ecco, che serve un pochino per avvicinare all'utenza, un po' tutti gli internauti, tutti coloro che sono interessati a cercare di avvicinarli a quello che è il discorso, appunto, che è la politica dell'antimafia da parte del governo e soprattutto cercare di avvicinarli in che modo? Avvicinarli con la spiegazione probabilmente di terminologie e di una sorta di testi, insomma, che sono abbastanza a volte molto tecnici, a volte un po' politichese, e quindi c'è questo esperimento nuovo di un approccio e una anche veste, diciamo, grafica particolarmente facilitante la comprensione, la semantica di ciò che emerge dai testi ufficiali che sono appunto quelli della Commissione Antimafia, quello che sarà poi dopo verrà pubblicato su questo sito. C'è uno studio appunto proprio da un punto di vista anche grafico, io ho potuto osservare, ho potuto apprezzare di come appunto viene stata postata, è stato sono stati riportati questi testi, io ce l'ho qui davanti, fin dallo studio appunto anche dei caratteri e dei colori. E non voglio inoltrarmi oltre perché penso che l'autore sia la persona più indicata e più diretta nella spiegazione. Volevo soltanto appunto introdurre questo argomento e poi parleremo appunto del primo più importante documento che è stato postato e che è reso conto appunto di una seduta della Commissione Antimafia, di un'udienza appunto della Commissione Antimafia, però appunto proprio volevo da te, Marco, qualche delucidazione per tutti coloro che ci seguono proprio su questo nuovo esperimento dal punto di vista proprio come strumento, prima di passare proprio al merito della situazione. A te, Marco. Allora, grazie. Allora, Gianni, guarda, tu interrompimi, tieni magari d'occhio se c'è qualche domanda nella chat, perché io devo sempre girare la testa sull'altro computer per vedere se c'è qualcosa. Magari tieni Va d'occhio tu. bene, Poi, va bene. la prima cosa che voglio dire è, chiaramente, questo sito nasce da uno studio che io sto conducendo da molti mesi e proprio lanciato, negli scorsi giorni il sito www.aboliamolemafie.it. Lo ripeto, www.aboliamolemafie.it. C'è un banner che accoglie l'apertura del sito dove c'è un'immagine con una retrospettiva scura, nera, e su questo fondo a sinistra c'è un'immagine dell'Italia, divisa per regioni, le regioni meridionali poi coincidono con la parte rossa della nostra bandiera italiana, e poi mano a mano questa immagine dell'Italia va sempre più sfumando, sembra quasi esplodere piuttosto che dissolversi con questa scritta «Questo sta rischiando l'Italia». È molto Sì, perché evocativo, l'Italia... allegorico. Esatto, molto evocativo perché in effetti questo sta rischiando l'Italia. Allora, qual è il tentativo e il senso, cioè, del lancio di questo sito e che cosa conterrà?
Prima di tutto, nel mio intendimento, adesso il sito è in allestimento, per cui c'è soltanto un documento che è stato lavorato a metà, sarà pronto nei prossimi 2-3 giorni e poi piano piano verrà riversato tutto l'altro materiale. Questo sito vuole essere un percorso guidato anche per il neofita che entra qui dentro, e attraverso questo percorso guidato, se si lascerà guidare, guidarlo attraverso quello che è la realtà delle mafie in Italia. Prima di tutto voglio dire una cosa: quando noi parliamo di mafia, anzi, questo è un termine che dobbiamo abituarci a coniugarlo, diciamo, a dirlo al plurale, le mafie, perché per troppo tempo per mafia si è intesa soltanto quella siciliana, invece la mafia, diciamo, è quel termine che sta ad indicare l'insieme delle organizzazioni mafiose, perché poi regione per regione, le regioni con la più alta presenza, con la più alta densità mafiosa, cambia il nome, cambiano anche le regole, cambiano anche le strutture, e per cui la mafia siciliana si chiama Cosa Nostra, quella calabrese è l'Andrangheta, quella pugliese è la Sacra Corona Unita, che non si sa che cosa ci abbia di sacro, e quella campana è chiaramente la Camorra. Adesso io, più che fare una descrizione, vorrei andare un po' più sul concreto e vorrei un po' descrivervi, perché intanto il link sta sulla chat, già l'ho messo. Ah, benissimo, ti ringrazio molto. E voglio andare un po' sul concreto e utilizzare questi più o meno 20-25 minuti che abbiamo con proprio leggervi una parte di questo documento, dirvi che cos'è e anche che cosa ho fatto come lavoro. Cioè, a maggio di quest'anno, in pratica, la Commissione Antimafia, la Commissione Parlamentare d'Inchiesta sulle attività, sulla criminalità organizzata in Italia, c'è una commissione bicamerale che è formata da 25 deputati e 25 senatori, il cui presidente è un personaggio che io stimo molto. Dalla nostra area politica ci separano tante cose, per carità, però il lavoro che lui sta facendo in Commissione Antimafia, secondo me, è un lavoro veramente ottimo, di altissimo livello. E Beppe Pisano, quindi dalla PDL, viene da Forza Italia. Ha politico di lungo corso e lunga esperienza. Politico di lungo corso, di lunga esperienza, già ministro dell'interno, è stato anche un buon ministro degli interni, e gli è stato affidato questo compito. Quindi la Commissione Antimafia si riunisce ad uno scopo ben preciso, che è quello di indagare sul fenomeno mafioso, però nella legge istitutiva di questa legislatura, perché la Commissione Antimafia, attenzione, non fa parte delle commissioni permanenti del Parlamento, di Camera o Senato, è un organismo bicamerale, ripeto, ne fanno parte 25 deputati e 25 senatori, però è un organismo che, quando cade la legislatura, siccome è una commissione d'inchiesta, si scioglie, e quindi poi dopo deve essere reistituita con una nuova legge istitutiva. Ci è voluto circa un anno per avere la legge istitutiva su questa commissione antimafia, con questa nuova legislatura, col governo Berlusconi, quello che è in corso. E quindi nella legge istitutiva non solo è stato inserito il mandato che si dà, i poteri che si danno alla commissione antimafia, adesso non ne discutiamo di questo perché c'è scritto un po' tutto quanto sul sito, poi per chi vuole può andare, voglio andare un po' più alla sostanza. Ma quello che la commissione, fra i compiti della commissione antimafia, c'è quello di suggerire attraverso le relazioni al Parlamento quali sono gli aggiustamenti legislativi per fare in modo che le mafie vengano combattute meglio in Italia. Tutto questo però è un castello di carte se noi non partiamo da una solida base di partenza. La solida base di partenza è sapere bene con che cosa abbiamo a che fare. Cosa sono le mafie in Italia? Allora, noi abbiamo una letteratura che è praticamente sterminata, ci sono dei libri che nascono quando succede il fatto eclatante, nel volgere veramente di una settimana, e se andiamo a vedere in libreria di mafia c'è una letteratura sterminata. Questo però non ci rende mai un quadro d'insieme, perché il libro, l'inchiesta che si trasforma in un libro, l'inchiesta molto approfondita sul giornale, ha bisogno sempre di una storia, ha bisogno di una storia, perché ha bisogno anche di un ritmo incalzante, perché poi dopo c'è il marketing e, insomma, i libri, se si stampano, si devono vendere, questo è il punto. Allora
è difficile prendere i documenti dalla commissione antimafia e trasformarli in letteratura, perché non sono molto appassionanti, perché venderebbero pochissimo. Allora, qual è il difetto di questa letteratura? Il difetto di questa letteratura è che ci si concentra sempre solo su delle storie. È un po' come se tu avessi davanti una cosa grandissima, però ci sei a 20 centimetri. Allora questa cosa grandissima tu riuscirai a vedere bene dei particolari, e quindi le singole storie, però nel suo insieme, nella sua globalità, fai fatica, perché sei troppo vicino. Devi fare molti passi indietro per vedere questa cosa enorme e renderti conto quali sono le implicazioni che ha, quali possono essere i pericoli che derivano da questa situazione. Tutto questo, ecco, questi passi indietro noi li troviamo su un documento molto importante, che è la relazione di mezzo termine che Beppe Pisano, che il presidente Pisano, ha confezionato per la commissione antimafia a maggio. Ha diciamo relazionato ai commissari questa sua relazione di mezzo termine, perché si usa fare così, in quanto la commissione antimafia a metà del suo mandato ha poi dopo il rinnovo, cioè il presidente della Camera e il presidente del Senato devono confermare i membri della commissione, possono anche sostituirli, motu proprio. E quindi la commissione antimafia, quando arriva a metà del suo mandato, deve presentare una relazione. L'onere chiaramente cade sul presidente. Il presidente ha presentato questa bozza che ha impegnato i commissari in tre occasioni, a maggio, cioè in tre sedute consecutive, in tre sedute consecutive e una quarta seduta adesso a luglio, dove il dibattito si è esaurito su questa bozza di relazione, e si arriverà a settembre adesso all'approvazione della relazione, e quindi poi verrà spedita alle Camere. Lo scopo sarebbe quello poi dopo in Parlamento, no? Alla Camera dei Deputati, al Senato, di aprire un grandissimo dibattito, che purtroppo sarà difficile che ci sarà, ed è questa l'incongruenza, perché bisogna andare a vedere quello che c'è scritto in questa relazione. Poi nelle commissioni possono esserci le relazioni, chiaramente vengono approvate alla maggioranza, se c'è una minoranza che non è d'accordo può presentare una relazione di minoranza. In questo caso invece non si sta verificando, con una sola eccezione, il senatore Salta Martini della PDL, esiste fra maggioranza e opposizione l'unanimità che approva e elogia il lavoro del presidente. Quindi noi dobbiamo decidere due cose, perché qua c'è qualcosa che veramente a livello istituzionale non va. Il presidente Pisano dice delle cose estremamente gravi, allora noi dobbiamo decidere delle due l'una. O questi 50 fra deputati e senatori sono dei pazzi scatenati e che sono stati messi lì per discutere a fini terapeutici, cioè discutono fra di loro e poi li salveranno, oppure c'è qualche cosa che non funziona a livello istituzionale, perché quello che dice il presidente Pisano è di questo tenore. E io con questa prima puntata voglio, diciamo, ho fatto un po' l'anatomia sulla base di un documento ufficiale che è lo stenografico di Commissione Antimafia, ho fatto l'anatomia della presentazione della relazione, che adesso ha subito delle piccole modifiche che arriverà a approvazione poi in questo percorso guidato sul sito internet, lo vedremo in seguito, ma ho fatto veramente l'anatomia sezionando questo scritto, questa relazione, dando delle spiegazioni aggiuntive per far capire anche a chi non si è mai occupato di mafia che cosa sono certe cose tecniche. L'altro giorno eri testimone pure tu, eravamo 5-6 su Skype in riunione e vi ho chiesto: ragazzi, voglio fare un piccolo esperimento, chi è che mi sa dire che cos'è il reato di autoriciclaggio? Voglio dire, abbiamo spaziato dal non lo so fino ad un nuovo modo di riciclare rifiuti solidi urbani. Cioè, ma questo non è una questione che siamo ignoranti, è una questione che non si sa, e quindi il senso di questo sito e per spiegare meglio queste cose. Adesso, se tu sei d'accordo, Gianni, tu hai qualche domanda per me, oppure c'è qualcosa dalla chat? No, dalla chat no, io volevo in qualche modo sollecitarti sul merito e ci vado vedere... subito. Sì, praticamente ecco quello che una sintesi di quello che emergeva fin da questa prima riunione che avete messo, che appunto ha tre udienze, relativa appunto alla politica di questo governo. La politica antimafia di questo governo, se veramente i grandi risultati che vengono sbandierati, che poi sono soprattutto risultati
che si ottengono soprattutto grazie a indagini di polizia, di carabinieri che sono a lunga mano poi della magistratura, ma che poi effettivamente si riesca ad arrivare a questi, ai livelli, il terzo, il quarto livello famoso, che è più vicino alla politica, cose di cui si parla da tantissimo tempo, se ci sta una politica del governo che riesca ad avvicinarsi appunto ad ottenere risultati in questo senso e non soltanto come appunto da tempo accade quello di raccogliere i pesci più o meno piccoli, anche se poi dopo ci sono delle grandi conferenze stampa con Maroni raggiante che dice appunto che questo o quell'altro latitante sono stati arrestati, però poi dopo pare che insomma vengano sostituiti con una grande rapidità. Ti dico subito un paio di cose. Allora, l'argomento è chiaramente molto complesso e non lo potremo esaurire su questa puntata, tant'è vero che questa è proprio oggi l'inaugurazione di una nuova trasmissione che ci accompagnerà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, probabilmente anche nei prossimi anni, non lo so dove arriveremo. Ti voglio dare degli elementi e voglio andare sul concreto attraverso proprio le parole del presidente Pisano, te le voglio leggere e te le voglio anche commentare. Ottimo. Però voglio partire da una considerazione e da un aforisma, una frase celebre di Leonardo Sciascia. Leonardo Sciascia diceva spesso se tutto è mafia, niente è mafia. Ed è vero, cioè oggi, vedi, siamo portati a dire vabbè, ma oggi è lo scandalo di là, quello arresto di là, è tutto mafia. Beh, bisogna rifiutare questo concetto, perché se è tutto mafia, allora è vero, tutto diventa poi... niente diventa poi dopo mafia. Invece i giusti discernimenti vanno fatti, va distinta che cosa è mafia e che cosa è corruzione, va distinto che tipo di mafia, perché soltanto con gli elementi precisi di conoscenza di quello con il quale abbiamo a che fare riusciamo poi dopo a combatterla più efficacemente. Perché il presidente Pisano dice tantissime cose in questa relazione e adesso non lo so se riusciremo a visionarla tutta, ma almeno ci proveremo in questo spazio a prenderne una parte. Abbiamo a disposizione almeno 15 minuti, un po' di cose riusciremo a fare. Sì. Allora, passo, vabbè, la premessa chiaramente la salto, poi dopo la si troverà facilmente nel sito, no? La relazione di Beppe Pisano incomincia con questo: nei primi due anni della nostra attività, quindi qui parla Pisano e parla dell'attività della Commissione Antimafia, abbiamo dedicato particolare attenzione all'influenza esercitata dalle mafie italiane sull'economia, la società e le istituzioni della Sicilia, della Calabria, della Campania, della Puglia e dell'intero Mezzogiorno. In questa ottica e fin dagli inizi del suo mandato la Commissione ha stabilito proficui rapporti di collaborazione istituzionale con Banca d'Italia, Direzione Nazionale Antimafia e la Svimez, e inoltre ha commissionato alla Direzione Investigativa Antimafia, perché c'è da fare questa distinzione, la DNA, Direzione Nazionale Antimafia, dalla DIA, Direzione Investigativa Antimafia, sono due organismi diversi, e al Censis specifiche indagini di carattere storico, sociale ed economico. Questo per dire che la Commissione Antimafia non ha avuto a che fare, cioè le cose non se l'è inventata, ha commissionato degli studi e sulla base di questi studi poi dopo è stata elaborata questa relazione. L'iniziale attività di studio e ricognizione è stata approfondita, come ben ricordate, con una serie di importanti audizioni: il Ministro dell'Interno Maroni, il Ministro della Giustizia Alfano, il Procuratore Nazionale Antimafia Grasso, il Procuratore Nazionale Aggiunto Donaddio, il Governatore della Banca d'Italia Draghi, il Presidente dell'ANAS Ciucci, i presidenti delle regioni Sicilia, Lombardia, Calabria, Campania e Puglia, nonché rappresentanti di associazioni impegnate sul fronte antimafia, quale la presidente della Confindustria Marcegaglia, i maggiori esponenti della FAI, Federazione delle Associazioni Antiracket e Antusura, della Consulta Nazionale Antusura, di SOS Impresa, dell'Adiconsum e infine del prefetto Marino, commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antusura. Quindi capirai bene anche da questo che oltre agli studi commissionati ci sono state anche le audizioni. Le audizioni significa che funzionano così: a parte che la Commissione Antimafia ha i poteri della magistratura, per cui se dice, se decide che domani mattina Gianni Colacione deve andare ed essere audito in Commissione Antimafia, Gianni Colacione non si può rifiutare, perché come funziona con i tribunali, possono addirittura disporre l'accompagnamento coatto con i carabinieri. Quindi la Commissione Antimafia chiaramente non ha mai utilizzato questo strumento, non è stato neanche necessario, ha audito tutte queste persone su questo argomento. Abbiamo visto che
che tipo di parterre. Allora, poi il presente continua. La commissione ha svolto missioni a Napoli, quindi non ha lavorato solo nel chiuso di Palazzo San Macuto a Roma, però si è anche spostata per ascoltare prefetti, sindaci, forze dell'ordine, forze di polizia giudiziaria, magistrati, tribunali. E quindi la commissione ha svolto missioni a Napoli, a Caserta, a Reggio Calabria, a Palermo e a Bari, con lo scopo di fare il punto sulle singole situazioni regionali e verificare sul campo l'entità e la qualità della risposta dello Stato all'aggressione mafiosa. Altre due missioni più mirate sono state compiute all'Aquila e a Milano. La prima sulle misure adottate contro l'inserimento della criminalità organizzata nell'opera di ricostruzione post-terremoto. La seconda sulle dimensioni e le caratteristiche della penetrazione mafiosa in Lombardia, anche in vista dei grandi investimenti dell'Expo 2015. Poi sul sito troverete anche una breve spiegazione, perché magari può capitare che uno l'Expo 2015 non, diciamo, immagina le dimensioni di questa cosa, dove verranno spesi centinaia di milioni di euro, per cui un grosso affare di infiltrazioni mafiose, voglio dire, dove ci sono queste ricche commesse, dove ci sono questi ricchi appalti, è chiaro che lì si concentra l'attenzione dei mafiosi, perché poi i mafiosi hanno un solo scopo, fare soldi, e farli nel modo più scorretto, più veloce, più... con il metodo più acchiappatutto possibile. Successivamente, sempre il presidente dice: la complessa attività che ho appena richiamato è stata riepilogata dai nostri consulenti e dai nostri uffici in un ampio volume, ora in fase di riordino, che verrà messo a disposizione dai commissari. Ma come ben sapete, il nostro lavoro non si è fermato qui. Ecco, su questo lavoro noi questo volume ce l'abbiamo, perché sta negli atti di Commissione Antimafia, e poi pubblicheremo proprio l'integralità di questo documento attraverso proprio i documenti pubblici che rilascia la Commissione Antimafia su un sito internet che non è per niente facile raggiungerlo. E comunque, vabbè, questo è il fatto, il problema che poi la Commissione Antimafia comunichi male è anche uno dei problemi, perché come tutte le cose belle poi dopo hanno un risvolto, diciamo, criticabile, che può essere migliorato. Il presidente Pisano continua: debbo innanzitutto ricordare le tre relazioni tematiche già trasmesse al Parlamento. La prima a cura del sesto comitato, ecco, questo mi dà anche l'occasione per dire, la Commissione Antimafia, oltre alla plenaria, è divisa in sette comitati, ognuno si occupa di una materia specifica e ogni comitato poi rilascia una propria relazione sull'andamento dei lavori, e poi la Commissione fa chiaramente una sintesi globale. Questa sintesi globale è il documento che stiamo in questo momento trattando. E quindi, prima a cura del settimo comitato, coordinato dal senatore Li Gotti, sulla crescente ingerenza mafiosa nei settori del gioco e delle scommesse, dove si realizzano enormi profitti illeciti, adesso tieniti forte, superiori profitti illeciti superiori a 50 miliardi all'anno. Capisci quello che voglio dire? Cioè, poi lo dice pure il presidente Pisano. Un'affermazione molto grande. Ma guarda, il presidente Pisano proprio in un passaggio, poi dopo lo vediamo, dice: se il governo prepara una manovra di 18-20 miliardi, qua succedono le sollevazioni popolari, cioè alla Confindustria, i sindacati, gli scioperi, si discute per sé, succede l'ira di Dio. Se invece ogni anno le mafie sui giochi introitano e fanno un profitto di 50 miliardi, è come se non fosse successo niente. Guarda, ma continuiamo, perché questa è una cosa molto grave e che viene ripresa in seguito. Quindi, enormi profitti illeciti superiori a 50 miliardi l'anno solo sul gioco delle scommesse. La seconda relazione tematica, a cura del secondo comitato, coordinato dal senatore Lumia, sull'utilizzazione dell'archivio dei rapporti finanziari per rendere più efficaci le indagini patrimoniali anche in funzione di antiriciclaggio. Tu devi pensare che la Direzione Nazionale Antimafia fino a poco tempo fa non aveva il collegamento diretto con l'anagrafe dei conti correnti. Cioè, allora, io sono un magistrato, no? Devo fare un'indagine e dico: vabbè, Gian Nicola Cioanzi, no, tu mi stai troppo simpatico, Roberto Mancuso è un mafioso. Scusa, abbiamo pure un po' sdrammatizzato. Roberto Mancuso è un mafioso. Allora, la prima cosa che fai è cerchiamo di capire, non lo so, significherà qualcosa se Roberto Mancuso ha un conto corrente
oppure se ne ha 50 conti correnti, beh, tu per tantissimi anni le procure antimafia, per avere questo dato, hanno dovuto scrivere a tutte le banche pregandoli di avere una risposta se lì c'era il conto corrente di Roberto Mancuso. E tu capirai bene che se io sono il Roberto Mancuso mafioso, o magari l'amico pure in banca che dice: guarda, prima di dare una risposta mettila sotto a tutte le altre, rispondi magari fra 6 mesi che io il conto l'ho chiuso, l'ho prosciugato, e magari la risposta poi sarà: sì, una volta era, diciamo, nostro correntista. Capirei bene, la Direzione Nazionale Antimafia solo recentemente ha il collegamento diretto all'anagrafe dei conti correnti, ma con questo non è che il magistrato si mette lì e dice: boh, mo fammi vedere sul conto di Gianni Colacione quali sono i... No, non è questo. L'anagrafe ti dice solo quanti e dove hai i conti correnti. Ma questo è uno poi l'indagine prosegue, dove se ci sono i presupposti e c'è il giudice per le indagini preliminari che autorizza il magistrato a fare l'indagine, dice: beh, andiamo a vedere le movimentazioni di quel conto corrente. Quindi ci sono tutti i sistemi per salvaguardare anche la privacy di tutti i cittadini. Però è veramente paradossale che solo recentemente si è riuscito ad avere questo collegamento, che poi è un'applicazione informatica. Beh, ma tu vuoi dire, ma non è che c'era il problema tecnico, c'era un problema, c'è stato per anni, per tantissimi anni, se ne parla dell'anagrafe dei conti correnti dal 1992, cioè per 19 anni, per 18 anni, i problemi che ci sono stati problemi di natura politica, non problemi tecnici, perché anche 18 anni fa c'era la possibilità, magari con quei computerini, sai, quelli che funzionavano pre-DOS, no? Quelli che c'erano certo, schermo verde e che tu ti consumavi il dito sulle freccettine per andare avanti e indietro. Però già da allora si poteva mettere in piedi questa cosa qua. Problemi politici lo hanno impedito. Ma andiamo avanti. Quindi indagine patrimoniale anche in funzione antiriciclaggio. La terza relazione tematica, a cura del quarto comitato coordinato dal senatore Costa, sui costi economici della criminalità organizzata e la loro quantificazione in termini di mancato sviluppo delle regioni più colpite. Incominciamo adesso ad avvicinarci a qualche cosa di più succoso. E ancora all'esame della Commissione una quarta relazione, a cura del settimo comitato coordinato dalla senatrice Della Monica, che affronta il problema cruciale dell'adeguamento della legislazione vigente all'evoluzione del crimine organizzato. Tra le attività di questa prima fase dei nostri lavori, devo infine ricordare il varo e la prima applicazione del codice di autodisciplina per le candidature alle elezioni regionali e amministrative dell'anno scorso, nonché la vasta indagine sui grandi delitti e le stragi di mafia del 1992-1993. Non è tempo di fare bilanci. Possiamo però affermare che, nonostante talune difficoltà, compresa la non favorevole organizzazione dei lavori parlamentari, la nostra commissione giunge a metà mandato con un consistente patrimonio di conoscenze, analisi e proposte. E questo è assolutamente vero, l'ho potuto riscontrare dagli atti. E poi il presidente Pisano continua. Desidero ora, onorevoli colleghi, tornare ad alcune considerazioni personali sulla prima parte dei nostri lavori, facendo però riferimento alla copiosa documentazione elaborata dai nostri uffici e dai nostri consulenti. Concorderò con l'ufficio di presidenza la data di apertura del dibattito e alla sua conclusione avanzerò proposte sulla relazione da presentare al Parlamento. Ecco, come dicevo prima, questa fase non si è ancora conclusa, si è chiuso il 20 di luglio, se non ricordo male, proprio la fase di dibattito, e quindi adesso nella prima seduta o forse nella seconda seduta utile del mese di settembre si arriverà al voto di questa relazione, che si avvia adesso a cose molto più pesanti, perché fosse soltanto la parte del gioco erano bazzecole. La presenza mafiosa in Italia sembra ancora oggi seguire il vecchio spartito. Appare cioè concentrato soprattutto in Sicilia con Cosa Nostra, in Calabria con l''Ndrangheta, in Campania con la Camorra, in Puglia con la meno consistente Sacra Corona Unita. Queste regioni hanno registrato negli ultimi anni un continuo aumento dei reati di criminalità organizzata. Una tendenza non meno preoccupante si verifica nel centro-nord, specialmente in vaste aree del Lazio, dell'Emilia-Romagna, della Lombardia, della Liguria e del Piemonte.
è il segno evidente di un progressivo spostamento delle pratiche e degli interessi mafiosi ben oltre i confini del Mezzogiorno. Il fenomeno non è recente, perché da almeno 40 anni le mafie hanno risalito la penisola e hanno esteso via via i loro tentacoli in altri paesi europei e nel resto del mondo. Possiamo dunque affermare che esse si sono globalizzate e in Italia sono entrate a far parte della cosiddetta questione settentrionale. Ma oggi è sul Mezzogiorno che vogliamo soffermare l'attenzione. Analisi accurate, Gianni, questa è una parte importante. Analisi accurate che la nostra commissione deve anche a qualificati contributi esterni, ci dicono che l'attività mafiosa nelle quattro regioni di origine è causa di un mancato sviluppo equivalente al 15-20% del prodotto interno lordo delle stesse regioni. E questo è un altro dato pesante che cade e si aggiunge a quello del profitto delle mafie sui giochi illeciti che è di 50 miliardi. Come abbiamo ampiamente documentato, gli investimenti e le speculazioni mafiose giungono in ogni settore di attività del Mezzogiorno e si confondono sempre più con l'economia legale. Va detto che, mentre l'accumulazione dei capitali illeciti procede per le vie consuete della droga, del racket, dell'usura, del gioco illegale e legale, della contraffazione dei numerosi traffici di esseri umani, armi, rifiuti, si registra un'evidente evoluzione dei comportamenti criminali, nel senso che i reati tradizionali sono in diminuzione rispetto a quelli di nuova specie che invece sono in aumento. Ma va anche detto che se molto sappiamo su come i capitali mafiosi vengono raccolti, anche questo Gianni è una parte veramente importante, il presidente Pisano aggiunge: ancora poco sappiamo su come vengono occultate e investiti nell'economia legale e nei circuiti finanziari nazionali ed internazionali. Per intercettare e stroncare le reti e gli affari della criminalità organizzata, lo Stato sta facendo molto, bisogna riconoscerlo. Ecco, questo è un passaggio invece che io non mi sento di condividere. Qui guarda, siccome è un po' lungo e non voglio far scadere la qualità, io ho aggiunto un mio commento, quindi quello che dico adesso è un mio commento e non sono parole del Presidente, chiaramente, no? Cioè, questo è un punto, l'ultimo detto, per intercettare e stroncare le reti e gli affari della criminalità organizzata, lo Stato sta facendo molto, bisogna riconoscerlo. Ecco, questa è una frase che io non condivido della relazione, perché questo è un punto opinabile, va tenuto conto che il Presidente Pisano è autorevole, esponente del PDL, il Popolo della Libertà, e quindi del maggiore partito e maggioranza di governo, già ministro dell'interno in un trascorso governo nel quale era presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, il cui partito di maggioranza più rilevante era Forza Italia, che fondendosi con Alleanza Nazionale hanno dato vita al nuovo partito, appunto il Popolo della Libertà. È comprensibile come il presidente Pisano non possa attaccare frontalmente questo governo sui provvedimenti di contrasto alle mafie e, usando parole felpate, con l'arte della diplomazia, senza scontrarsi frontalmente con il governo di cui è parte, contraddice la linea governativa, perché se da una parte è vero che alcuni nuovi provvedimenti contro le mafie sono stati adottati, altri provvedimenti, molti dei quali veramente importanti e che vedremo in seguito, giacciono da lungo tempo nei polverosi cassetti del Parlamento in attesa di essere esaminati e approvati. Infatti il presidente Pisano continua subito così: ciò nonostante, queste sono parole di Pisano, le statistiche mandano segni allarmanti. Il 53% dei referenti del sistema Confindustria del Sud reputa la propria area territoriale molto insicura e il 42% attribuisce questa insicurezza alla criminalità organizzata e alla illegalità diffusa. È accertato, inoltre, che circa un terzo delle imprese meridionali subisce una qualche influenza delle mafie. È accertato che circa un terzo delle aziende meridionali subisce un qualche condizionamento delle mafie, con dati che oscillano tra il 53% della Calabria e il 18% della Puglia. Cioè il 53% delle aziende calabresi è accertato da quegli organi che abbiamo citato prima nella premessa, questi che hanno fatto gli studi, dalle audizioni che sono state tenute dalla Commissione, il 53% delle aziende calabresi è accertato che subisce una qualche influenza delle mafie.
Insieme alla Campania e alla Sicilia, queste regioni sono destinatarie del fondo di 1.158 milioni di euro, 1.158 milioni di euro del PON, Programma Operativo Nazionale Sicurezza per lo Sviluppo. Il piano è importante, sente cosa dice Pisano, cioè 1.158 milioni è questo fondo del PON, no? Il Programma Operativo sulla Sicurezza. E poi Pisano aggiunge, il piano è importante, ma la temperie politica culturale che incontra non assomiglia precisamente a un New Deal. Adesso anche queste sono parole ferpate. Io ho fatto e l'ho pubblicato sul sito la traduzione, che è questa. La traduzione semplificata di questo importante passaggio della relazione pone in evidenza come il fondo fino ad ora ha fallito i propri scopi e, analizzata la situazione del momento, non si ravvisano nel prossimo futuro cambiamenti di rotta. Sulla pagina principale del fondo, e poi ho messo il link, no? Si legge il PON, Programma Operativo Nazionale Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007-2013, costituisce un'importante occasione di crescita grazie al finanziamento di progetti finalizzati ad aumentare le condizioni di sicurezza e legalità nelle quattro regioni dell'obiettivo convergenza. Quali sono queste regioni? Sicilia, Calabria, Campania e Puglia. Adesso tu dici, e i sistemi sono di tipo territoriale. Allora tu dici, bene, bravi, e vediamo un po' che cosa, come utilizzano i soldi, no? PON sicurezza, che è un qualche cosa che dovrebbe andare, diciamo, a finanziare progetti di contrasto alla mafia, no? Quindi proprio un qualche cosa che deve impattare frontalmente alle mafie. Vediamo come, e questo non è che me lo invento io, basta andare sul sito del PON sicurezza, uno lo trova scritto, solo loro che lo dicono, eh? Allora, ci trovi scritto questo. Approvati 11 progetti e 19 impianti sportivi. Un bene confiscato diventa isola ecologica, due centri polifunzionali a Catania e più controlli sui treni e nelle stazioni. Bah, tutte cose certamente utili, ma sui quali è legittimo nutrire dubbi riguardo all'incidenza reale, alla capacità di penetrazione della lotta alla mafia. E il primo a fare questa osservazione è il presidente della Commissione Antimafia, che prosegue così. Mi chiedo se su questo punto, quindi lui prima ha detto, guarda, con parole felpate, il presidente ha detto sul PON il piano è importante, ma la temperie politico-culturale che incontra non assomiglia precisamente a un New Deal, cioè un nuovo corso proprio, non ci siamo. E poi continua. Mi chiedo se su questo punto non siamo già in forte ritardo. Infatti la crisi generale che colpisce con particolare durezza le regioni e le categorie sociali più deboli, sembra preannunziare un'ulteriore grande sconfitta del Mezzogiorno. Non possiamo non rilevare come, a fronte di un'iniziativa forte sul terreno della repressione della criminalità organizzata, non sia ancora partita un'azione ugualmente forte per distruggere il suo brodo di coltura, cioè il sottosviluppo. E questo è vero, è sotto gli occhi di tutti. Ciò che più sgomenta, dice sempre il presidente Pisano, è l'enorme impronta che le attività mafiose, la dilagante corruzione, il deterioramento dell'etica pubblica e della stessa morale privata continuano a scavare nella società civile e nelle istituzioni del Mezzogiorno. E non di meno sgomentano i troppi silenzi e la diffusa indifferenza di fronte a questi fatti. Se si prospetta una manovra finanziaria biennale di 38 miliardi, l'opinione pubblica, con buone ragioni, entra in fibrillazione. Ma se si afferma che solo sui giochi e le scommesse le organizzazioni criminali lucrano almeno 50 miliardi all'anno, pochi se ne curano. Ad onor del vero, debba notare che proprio la settimana scorsa i maggiori quotidiani hanno rilanciato l'allarme sul riciclaggio. Giunto ormai, secondo la Banca d'Italia, al 10% del prodotto interno lordo, cioè a 160 miliardi all'anno. Capisci, Gianni, con che cosa abbiamo fatto? Sì, infatti, Marco, volevo intanto stoppare. Sì, no, io anzi volevo dirti, qui mi fermo, poi sì, nella prossima trasmissione. Magari possiamo seguire. Volevo magari fare qualche notazione a margine. Intanto io ho letto con te questa prima pagina, appunto, di questo nuovo sito.
e appunto per dirlo magari a chi si è connesso da poco, è un po' ritardatario, magari stavamo appunto leggendo questo contributo, questo testo stenografico della commissione presieduta da Pisanu, che tu hai portato in questo nuovo sito, questo nuovo esperimento, ben distinguendo proprio graficamente quello che è il testo, sottolineando con una colorazione apposita le parti più importanti, distinguendo quelli che sono le spiegazioni, proprio per renderlo più intelligibile a tutti, una semplificazione molto intuitiva, anche appunto con un'altra colorazione. Poi l'insieme appunto dei colori che hai scelto sono il verde, il rosso, poi ci sta appunto il nero, il bianco del fondale, anche questo è molto rievocativo, diciamo, da un punto di vista grafico è molto interessante. La semantica, certo che ne scaturisce, sono un insieme di affermazioni molto gravi. Pisanu dobbiamo... Questo è niente, perché è da sì. qui in poi la relazione, diciamo, adesso qui noi siamo arrivati più o meno al 45% della relazione. Cioè, le cose gravi, veramente gravi, sono nella seconda parte. Cioè, ti dico, 50 miliardi il lucro che fanno le mafie sul gioco lecito e illecito, 160 miliardi che il riciclaggio del denaro sporco, che è il 10% del prodotto interno lordo italiano e lo certifica la Banca d'Italia, questo è niente su quello che troveremo nella seconda parte. Questo avrebbe dovuto, questa presentazione a maggio avrebbe dovuto scatenare i giornali per settimana, avrebbe dovuto tenere impegnato Porta a Porta, Ballarò, per puntate, con ospiti, con incontri, con approfondimenti, con la domanda come siamo potuti finire, diciamo, a questo punto. Come sai, non è successo assolutamente nulla. No. Le questioni tutt'altro, di mafia, se io ti volevo ricordare... sono soltanto cose che sono relegate agli addetti ai lavori. Sì, no, volevo soltanto ricordare proprio su quella, insomma, in linea con questo che stai dicendo, che quando Saviano da Fazio aveva accennato alla penetrazione mafiosa anche in Lombardia, che leggo dalle parole di Pisanu, appunto viene confermata, si è scatenato, è successo la fine del mondo, è successo un bel parapiglia, ma a tempo, ma qualche ricordi, settimana... Ma tu ti ricordi Saviano quando ha fatto la sua trasmissione Vieni via con me, e Maroni, che poi c'è riuscito, ha avuto, sì, è proprio ha preteso il diritto di replica, la perché replica, non era vero, per dire infatti delle cose poi completamente contraddette da una serie di iniziative anche della procura, e poi vedo poi le procure che possono essere rosse, gialle, verdi, ma insomma vedo che anche Pisanu, membro di questa maggioranza autorevole, conferma con le sue parole, e quindi insomma farci è sempre un tentativo, a quanto pare sempre più insidioso da un punto di vista mediatico, di presentarci un'Italia che non esiste. Esatto. E poi appunto in questa temperie particolare, economicamente brutta, in questo appuntamento con questo provvedimento finanziario eccetera, siamo tutti colpiti, e leggere appunto questi numeri, 50 miliardi solo col gioco d'azzardo, poi non abbiamo accennato alla droga, quello verrà nella seconda parte poi dopo della relazione. Perfetto. Ecco, c'è quindi proprio, insomma, il succo, il grosso, e che è veramente sconvolgente, anzi ti ripeto, questa qui mo è soltanto un assaggino di un lavoro che io sto conducendo da mesi e che adesso incomincio a riversare online, e sarà un appuntamento fisso di questa trasmissione. Poi successivamente cercheremo pure di avere degli ospiti, perché già una cosa va detta. Allora, io sono radicale da molti anni, mi batto, ma una critica devo muoverla al nostro movimento. Noi non abbiamo mai trattato questo argomento, e questo qui è un deficit che va colmato, perché noi ci stiamo occupando di tantissime cose molto importanti, però è grave che il nostro movimento non spenda pochissimo per quanto riguarda il contrasto alle mafie, perché noi facciamo sempre, rispetto alle organizzazioni criminali, sempre dei ragionamenti di riflesso, no? Allora, noi pensiamo che attraverso l'antiproibizionismo, pensiamo, perché poi è da sperimentare, da vedere, chiaramente questo è un pensiero che io condivido, però noi pensiamo che attraverso l'antiproibizionismo possiamo colpire un'attività importante delle mafie.
Quindi noi ci focalizziamo sull'antiproibizionismo e pensiamo che questo possa abbattere le mafie. Quindi è un pensiero riflesso, non è un pensiero diretto oppure un qualche cosa sul quale è politicamente ragionato, sul quale si costruisce iniziativa politica. Noi pensiamo che attraverso l'anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati possiamo battere il problema della corruzione in Italia. Guarda, poi ti dirò nella seconda parte della relazione quanto vale la corruzione in Italia, resterete veramente stupiti, perché è un dato che non ha detto nessuno, cioè che nascondono tutti, che non dice nessuno e che è gravissimo, ed è un dato che va capito pure. Quindi noi pensiamo che attraverso l'anagrafe pubblica degli eletti batteremo, potremmo, ecco, però è sempre un ragionamento riflesso. Allora, io penso che è arrivato il momento invece di mettere più al centro questa cosa grande della criminalità organizzata, che noi guardiamo troppo da vicino. L'immagine che ti dicevo prima, tu hai questa cosa molto grande davanti, e allora se tu non la guardi più da lontano non riesci a renderti conto di tutti i contorni. Allora quando tu stai troppo vicino a questa cosa grande, è esattamente come se io mi avvicino alla webcam, tu riesci a vedere il particolare del mio naso, la mia barba, le mie labbra, però non riesci a farti un'idea di quello che vedi nella globalità. Prospettica, certo. Esatto. Con questo io voglio chiudere, se sei d'accordo, Roberto, mi pare, l'ho sentito la sua voce, mi pare che sì, sia arrivato. Sì, sono qui. E non so quanto hai seguito di questa nuova trasmissione che abbiamo battezzato stasera. Roberto, se vuoi farmi tu una domanda, se vuoi fare una chiosa, sei il benvenuto. No, vabbè, la penso un po' diversamente da te riguardo l'iniziativa radicale nel contrasto alle mafie, però è un discorso talmente lungo che non è il caso di intraprendere in questo momento. Niente, io volevo approfondirlo. Sì, avevo fatto dei tentativi per contattare Claudia. Però non c'è verso. L'ultima notizia è un suo SMS che stava in ospedale dal suo amico, che fortunatamente si è risvegliato dal coma, quindi è dovuta correre nuovamente in ospedale. E quindi io penso che una leggera euforia possa considerarsi saltata questa sera, e quindi possiamo o restare in collegamento qualche minuto per parlare un po' del congresso, oppure chiudere qui le trasmissioni. Ma io proporrei di fare una cosa, io lancerei uno spot, visto che abbiamo ancora un po' di web ascoltatori, e magari un quarto d'ora, 20 minuti discutere del congresso, perché ci sono alcune cose sicuramente da dire. Va bene, allora ritorniamo un attimo nello studio, riposizioniamo il tutto per il video e cuccatevi anche questa volta nuovamente lo spot. Ecco, ritorniamo nello studio, vi ricordo di togliere il ritorno audio onde evitare pericolosi ritorni del tutto. Eccoci, io volevo dire una cosa urgente prima che Americano scappa dalla chat, visto che abbiamo la possibilità di interloquire con lui, perché ho una notizia triste da dargli. La notizia, siccome ho letto prima un qualche cosa, mi sentite bene, sì? Sì. Ah bene, così siamo sicuri che Americano ci ascolta. E io devo dare una brutta notizia ad Americano, cioè la brutta notizia è quella che lui, ho visto che in qualche in chat prima ha scritto che aspetta sto congresso perché vuole intervenire, però caro Americano,
Cioè, se non ti metti a posto con la tua identità, guarda che non sei mai vista ai congressi che intervengono gli anonimi. Quindi, o ti farai vivo con nome e cognome, perché come americano, mi dispiace, ma non potrai tanto intervenire al congresso. Vediamo se ci risponde. Bene, Gianni, allora cosa dici? Ci sei, Gianni? Gianni? Eccomi, non c'è il video? Non c'è il video per questo. Quindi allora diciamo a chi ci sta seguendo, ecco il video. Al di là di americano, sì. Che dal 4, da domenica 4 a domenica 11 settembre 2011 si svolgerà il congresso costitutivo online dell'Associazione Radicale Telematica TV Radicale. Bene, allora, già da tempo è in corso un lavoro sullo statuto, sulla base di una bozza preparata da Marco Marchese e poi successivamente modificata, integrata, eccetera. Adesso c'è una bozza sulla quale siamo concordi e chiaramente sarà discussa, votata, emendata dal congresso. E, esiste un ordine dei lavori pure concordato, che dovrà essere naturalmente approvato dal congresso, sì. Ed esisterà un regolamento dei lavori congressuali al quale sta lavorando Marco Marchese. Sì, sì, che nei prossimi giorni, fra l'altro, verrà pubblicato. Ecco, sì, dopo che gli daremo un'occhiata tutti assieme, lo pubblicheremo. Certo. Ciò detto, la cosa importante è che per chi ci ascolta, per chi ci vede in questo momento o in diretta o in registrazione, è andare sul sito www.tvradicale.it. In alto a sinistra trovate un banner, il banner per il congresso costitutivo, cliccate lì e vi apparirà una pagina dove veramente in quattro passi, in quattro punti, viene spiegato molto bene come si può partecipare al congresso. Innanzitutto occorre la registrazione sul sito www.tvradicale.it ed è il primo passo. Il secondo passo è il registrarsi al congresso, esattamente come accade per tutti i congressi offline, chiamiamoli così, quindi lasciare i propri dati, il proprio contatto Skype e la copia di un documento si può allegare qualora ci si registri come soci costituenti e qualora perciò ci si iscriva, si decida di iscriversi all'associazione. Il terzo passo è quello di partecipare al congresso. Come si può partecipare? Allora, innanzitutto noi faremo due dirette, la diretta di domenica 4, l'apertura dei lavori, e la diretta dell'ordine dei lavori si può vedere che ci sarà una relazione introduttiva, poi il dibattito generale, le votazioni sull'ordine dei lavori e sul regolamento congressuale, e poi durante tutta la settimana dibattito nei forum e sul sito, e poi domenica 11 la chiusura del congresso, sempre con il dibattito generale e poi le votazioni sulle mozioni, sullo statuto e sulle cariche. La cosa importante è quali sono i mezzi attraverso cui si può partecipare. O in audio video, direttamente sul sito si può registrare un messaggio audio video che eventualmente noi potremmo anche poi successivamente mandare in onda, oppure è possibile prenotarsi e intervenire in diretta attraverso Skype. In questo caso bisogna lasciare il proprio contatto Skype. E in terzo luogo è possibile intervenire per gli osservatori o per i soci costituenti nel forum dedicato, scrivendo nel forum. E la possibilità è data solo a chi si registra di scrivere nel forum. Per il momento è data a tutti, ma presto attiveremo una restrizione per cui solo chi si registra al congresso o come osservatore o come socio costituente potrà scrivere nel forum dedicato al congresso, e mentre il resto del forum resta aperto a tutti gli utenti registrati. E vi è la possibilità di pubblicare i propri video sui social networks, YouTube, Facebook, Vimeo e quant'altro, segnalarli e poi noi li metteremo in onda. Insomma, il massimo è veramente della partecipazione possibile. È un impegno notevole per noi di TV Radicale, sarà un impegno notevole ed è la prima volta che un'associazione radicale si costituisce e svolge la propria assemblea costituente interamente online, quindi avvertiamo anche i rischi che ciò determina, ma siamo anche ottimisti perché riteniamo di aver lavorato bene e soprattutto di continuare
a lavorare bene. Dopo questo piccolo, diciamo, sermoncino sull'associazione, sulla costituzione dell'associazione, ecco, magari facciamo un giro. Gianni, cosa vuoi aggiungere tu? Allora, intanto, vabbè, l'americano ci chiedeva, che bene o male, insomma, è una voce più o meno di dissenso, ma sempre assidua, quindi, insomma, mi ritengo di dargli una risposta. Se mettevamo poi, pubblicavamo l'elenco, insomma, un elenco, insomma, si potesse dedurre chi è che partecipava a questo... Ma io non... Scusami un attimo, Gianni, scusa se ti interrompo. Io veramente, questa di americano è una cosa che deve finire. Secondo me siamo più noi che diamo considerazione ad americano che uno che offende gratuitamente in tutte le salse le singole persone e il movimento radicale in generale. Ora, siccome certo, dargli più lo si nomina, più popolarità gli si dà, e io secondo me l'ignorare cioè, è la cosa migliore, anche perché non è che sinceramente faccia esprima un pensiero politico, delle considerazioni diciamo interessanti al di là della becera critica e gratuita critica, nemmeno critica, anzi offesa. Vai Gianni. No, allora, quello che volevo dire era che intanto, se a questo punto facevo io la mia domanda, perché mi sembrava, insomma, volevo sapere anche come ci organizziamo, se durante la sequenza di iscrizione poi dopo si poteva vedere chi si era iscritto per il congresso. E poi ovviamente volevo dire che eventuali restrizioni che avremo nel postare contenuti sul sito è anche importante e sarà fatale, perché sappiamo benissimo che la diffamazione a mezzo stampa, a mezzo internet, in qualche modo rende complici anche coloro che gestiscono un sito. Quindi in qualche modo bisogna anche cercare di tutelarsi, perché altrimenti si diventa strumento, nei casi peggiori appunto di offese, ingiurie eccetera, si diventa strumento della commissione di reati, e questo non vorremmo incorrere in questo, con tutto rispetto per i dissensi altrui o i cari di stile, ma insomma non ci vorremmo assolutamente rendere complici di nulla. Ecco per cui abbiamo appunto ritenuto eventualmente di venire e di progettare delle restrizioni con registrazioni e così via per quanto riguarda i contenuti. Mi sembra insomma una cosa abbastanza plausibile e ragionevole. Bene, Marco. Sì, eccomi. Vuoi aggiungere qualcosa? Ma guarda, i lavori precongressuali stanno andando molto bene. Questo qui magari può essere un'informazione utile, ma ci sono alle spalle, da che ne voglia quello là, ecco, visto che lo dobbiamo ignorare, quello là, da che ne voglia quello là, ci sono ore e ore e ore di riunioni, di analisi, anche dure alcune volte, aspre, e niente, il lavoro che stiamo facendo secondo me è un lavoro buono. Questo non vuole essere un momento autocelebrativo, ma ci vedo, cioè voglio esprimere la mia soddisfazione nel lavoro che abbiamo fatto. E poi quel percorso guidato che abbiamo messo in home page da stamattina, praticamente veramente eccellente, perché rende una cosa che sembra apparentemente così complicata veramente semplice. Ti registri al sito, ti registri al congresso, puoi intervenire, trovi in noi l'assistenza necessaria per poterti far parte, per fare in modo che tu possa partecipare nel modo migliore. E abbiamo trovato anche una buona formula per quanto riguarda le elezioni palesi, le elezioni segrete, perché normalmente sui documenti si vota a voto palese, sulle persone si vota a voto segreto. Penso che il lavoro che stiamo facendo è un buon lavoro, fatto con criterio, e che adesso ci troverà impegnati nelle prossime settimane a pubblicizzare questo lavoro per fare in modo che siano decine e decine i partecipanti al congresso. E continuo ad insistere su Giovanni, perché americano lo possiamo chiamare Giovanni, sappiamo che si chiama così per una questione, diciamo, di rispetto anche della sua privacy, perché è lui che deve svelarsi e non siamo noi che dobbiamo farlo. E continueremo, però c'è lecito dire che si chiama Giovanni. Allora, caro Giovanni, può uscire dall'anonimato, dai, diamo un colpo di spugna, scordiamo un passato, si dice in queste situazioni, facciamoci un po' una risata e parliamo di cose serie, che è il momento per farlo, dai. Bene, allora, se siete d'accordo, io chiuderei qui allora questa diretta domenicale. Purtroppo è saltata nuovamente la trasmissione di Claudio Sterzi, una leggera euforia, ritornerà sicuramente la prossima settimana.
Io saluto Gian Nicola Cione e Marco Marchese, saluto tutti i web spettatori di TV Radicale, chiudo il collegamento con Gianni e con Marco. Ecco, ritorniamo intanto nello studio, chiudo il collegamento con Gianni e Marco, mandiamo un attimo lo spot e dopodiché in chiusura delle trasmissioni. È stata una giornata anche questa lunga e faticosa, ma si è conclusa positivamente, e trasmettiamo lo spot. Un saluto a tutti.